C'è qualche domanda? Allora, partiamo dalla Ok. base di un Tao, la vediamo un attimino bene con tutte le strutture e poi Ok. facciamo ciano, più vicino, vediamo Ok. dove arriviamo. Tu hai qualche domanda Perfetto. sulla... No, dopo voglio un attimino con te ripassare bene la champ perché mi manca qualcosa che Ok. non ricordo, quindi vorrei un attimino riprenderla come ti comando così da capire Ok. meglio e fuori dal gruppo. Va bene, facciamo la Siddun Tao, vediamo se qua... Ok. La facciamo insieme. Così la faccio anch'io, poi la fai tu e ti correggo. Sto giù con respiro. Cerca di non attaccarti il... Non ti lascia, non ti lascia più. Spacchettiamo sezione per sezione. Ok, questa è la prima sezione. Insegna il gomito. Insegna il gomito detto così non vuol dire un cavolo. Cosa vuol dire insegna il gomito? Insegna a fare dei movimenti Preciso. prendendo consapevolezza di questi movimenti che devono essere praticamente fatti collegando mente e gomito. Esempio, se io faccio così, sposto la mano, il gomito sta fermo. Se faccio così, sposto il gomito che sposta la mano. Lo fai abbastanza bene. Poi ci sono anche altri punti che bisogna un attimino migliorare, che è il principio del gomito fisso. Cioè, il principio del gomito fisso è pesante. Concentriamoci solo sul gomito. Il gomito fisso è pesante. Il gomito fisso vuol dire che io praticamente faccio tutti i movimenti partendo dal gomito. Il gomito pesante vuol dire che io non devo fare questo, cioè la scapola dietro deve essere abbassata. Se faccio questo, guarda, io ok, da qui in poi si alzerà la spalla. Cioè si alza il gomito. Se io devo andare dritto, faccio questo. Vado dritto. Qua non sto più andando dritto, vedi che sto andando in alto? Ok, quindi devi farcela anche adesso. Ok, passo per niente. Alla fine Perché ti manca un qualcosa di estremamente importante per niente. Il qui? lato. No, tu non sei collegato a terra. Non sei collegato a terra. Quindi la struttura, la Ricordami vegetazione. alla fine del video che ti do una cosa. La madre terra, la madre terra. Capito? Non sei collegato. Io adesso mi sto allenando anche a piedi nudi perché se tu ti alleni a piedi nudi hai un contatto con la terra e la terra resetta delle energie. Hai avuto una giornata di merda? Ti metti così, ma anche a giocare a calcio, a giocare a basket. Che sia un Anche così. Non devi andare indietro. Guarda già. Vuol dire che stai utilizzando un lap-lim che non va bene. Questo si chiama il Oli. Vuol dire che stai utilizzando la tua energia, non è quella che dovrebbe che è essere. grezza. Capito? Però è normale. Cos'è che senti a livello percettivo? Lascia stare il corpo. Cos'è che senti che magari sbagli? Non Sbaglio, arrivo. non sbaglio io, Io lo spingo basta. sbaglio io. Io sento che la tua diciamo, energia è come se una palla mi smettesse la spalla, come se volessi qualcosa contrastarla alzando la spalla. Ok, ti faccio una domanda, la tua spalla è perché tu non hai il controllo di tenerla giù. Tienila giù, vai. Poi ci arriviamo. No, no. Stesa ma giù. Ok, quello. No? Meglio? Molto meglio. Ok. Delega al corpo, fai fare la spalla.
senza alzarla tu, lasciala lì, non fare niente. Si alza. Quindi tu devi avere il controllo. E se tu pensi che il Tansa sia semplicemente porto la mano in avanti, minchia, lo fanno tutti. Prendi un man... adesso uno fa, lo fai così, Tansa, bravo. No, il Tansa, praticamente come tutte le altre tecniche, esige un controllo mentale su qualcosa che devi fare, spalla giù, da qua. Okay, riproviamo questo. Cosa succede ai piedi? Si alzano le punte. Quindi una volta che tu ti sradichi, vai indietro. Guarda. Ti faccio vedere. Prendimi il braccio. Guarda nei piedi. Vai. Ok, stop. Guarda qui adesso, vai. Dov'è che mi stai spingendo? Sulla spalla, guarda cosa fa la spalla. Guarda adesso, guarda qua. Spingi. Ok. Ma spingi forte. Quindi spingi più forte che qua. Cosa succede? Non vengo in avanti. Tu stai spingendo sui piedi. Ok. Guarda. Senti che questa è libera. Non c'è bisogno, sembra una roba. No, allora cos'è che differisce tra me e te? Abbiamo tutte e due gambe, due braccia, due occhi. Come mai io riesco più a fare? Perché ho più controllo. Lo sento, mi tocca, fino indietro. No, queste sono cazzate, bisogno. Queste sono cazzate. Prima di arrivare a bam bam a combattere, a muoversi, bisogna sapere perché se tu colleghi via del gomito durante la pratica della Sigun Tao, quando poi in strada magari una persona ti spinge e tu devi colpirla, devi fare a botte, il tuo piede al gomito sarà già collegato, non ci dovrai pensare. Se pensi di spingere con le gambe durante una colluttazione, vuol dire che ti sei allenato male. Ogni volta che ti viene da pensare cosa devi fare, no, vuol dire che hai un buco. Vuol dire che hai un buco d'allenamento. O non ti è stato insegnato e non l'hai appreso. Come una persona che magari non è stata educata e magari non dice grazie. Le arresto, se ne va. E quello dice, mica manco grazie. Perché non sa le regole. Quindi qua io non è che ti insegno come difenderti contro un pugno, contro una presa. A me non mi interessa. Io ti do la base. Ti dico, guarda che tu, quando ti muovi, il gomito e il piede deve essere collegato. Poi collegherai piede anche a gomito, bam! Poi all'ultimo collegherai piede e mano. Ma io non ti dico poi come utilizzarlo, ti faccio vedere delle tecniche, ma non ti dico come utilizzarlo. Quello sarà in base alla situazione. Chiarissimo. Perché c'è gente che continua per anni a fare sta cagata, lo fa male, non sa le regole, si scontra con persone che vogliono solo picchiare e le prendi, e certo. Senti, guarda, tu la prima cosa che fai è pensi a fare la cosa. Ti dimentichi del piede, della base. Hai visto ieri la presentazione? Qual è la parte più importante del vaso? La base. Intorno. Cazzo, il buco. Quindi qual è la parte più importante di questo movimento? Il piede. Oh, il piede, perché giustamente il gomito non ha una funzione, la spalla deve essere passata. La spalla è giù, fa solo questo movimento. Esatto. Guarda qua, tu fai questo. Tieni, metti il braccio così. Vai giù, portami giù, senti cosa succede qua, vai, guarda, steso, portalo steso, vai giù, sono in spalla, no, mi stai tirando, ok, vai, no, sei bloccato nel diaframma. Cioè, fai tu così, scusami. Senti.
fatti i piedi. Sì. Scusami. No, no, niente. Perché non ti... È il diaframma che... È un... fa così. Ok. Senti, eh. Quindi la bocca... Hai problemi al collo? Guarda. Sì. Senti, crack. Parte crack, ma vuol dire proprio la... Senti. Ah, sì. Hai visto gli occhi? Sì. È quello. Pam! Quello è il fagging, ma lo sviluppi da... Da qua, da qua. Va, Quindi c'è un mondo dietro. Scusami. No, ta, 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 ta. Ma fa quando... E devi tirare una persona. Giù, la testa l'alta. Non è un problema di pam pam, sì. Ma se tu sai come si muove il tuo corpo, tu puoi fare anche MMA, box, kickboxing. Ma se sai questi principi, fighi, tanto meglio, no? Certo, beh, ovvio. Hai capito? Grazie, certo. Il Wing Chun è una scoperta del proprio corpo umano. Poi che tu faccia MMA, kickboxing, non mi interessa. Eterna primavera, quella primavera la utilizzi per tirare i pugni così. Se io tiro un pugno da box, poi ritorniamo alla nostra pratica, tienimi il braccio e faccio questo, tienimi con due mani proprio così. Ok, faccio questo, vado di spalla. Sì. Se faccio questo, vado di gomito. Sì, esatto, cazzo. Quindi io praticamente posso utilizzare il pugno della box, la forma del pugno della box. Col principio della Wing Chun, però. Chiaro. Quindi in realtà possiamo dire che una tecnica reale del Wing Chun non esiste. Oh! Sì, non esiste, è confuso. Io quando iniziavo a dire al mio maestro, mi vedevo, no? Che magari quando facevo male facevo pam! E io dicevo, ah, box! Cioè, this is Kung Fu. Questo è Kung Fu. Allora ho iniziato a dire, ma allora non è un Fu. Chi definisce cos'è Wing Chun o no? Nessuno. Io posso fare anche dei pugni a catena a forma di box. Cioè, hai capito? Capito. Non è...